Crollo Exchange FTX, criptovalute Bitcoin, ma che cosa è successo veramente? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale dal 1994, mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. In questo podcast racconto storie di investimento, di banca, di tutto quello che gira intorno a questi argomenti e intervisto personaggi importanti, famosi, emergenti o anche intervisto delle persone che lavorano per società importanti nel settore. E quindi ascolta questo podcast che ti potrebbe dare molte informazioni. Prima di iniziare ti ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. È una guida semplice e basica per capire un po' le basi degli investimenti e fallo perché ti darà tante informazioni per arrivare da me più preparato. Se ti piacerà questa puntata, se sei nuovo, lascia un bel like. Se sei un vecchio ascoltatore, cosa aspetti a lasciare una bella recensione? Bene. Oggi ho invitato Andrea Medri di The Rock Trading, un exchange. Benvenuto Andrea. Ciao Alfonso, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, un exchange. Intanto abbiamo detto questa parola che magari a molti è un po'... dice che diavolo è un exchange? Beh, questo lo lascio dire ad Andrea, che è appunto di The Rock Trading e ci spiega che cos'è un exchange e che cos'è The Rock Trading. Sì, grazie. Allora, è molto semplice, banalmente un exchange come la nostra piattaforma non è altro che un servizio offerto alla nostra clientela per permettere la conversione in vario modo, vari sistemi di conversione tra crypto assets e valuta tradizionale fiat, nel nostro caso euro. Poi in queste piattaforme che attualmente devono, perlomeno in Europa e soprattutto in Italia, devono adempiere alle normative antiriciclaggio delle direttive europee poi recepite dalle direttive italiane e in futuro, in prospettiva futura, dovranno adeguarsi alla nuova normativa europea o la MiCAR che verrà votata a febbraio del 2023 con probabile entrata in vigore nel 2024 e quindi una piattaforma come la nostra ovviamente deve seguire le normative vigenti dell'Unione Europea e questo è scontato. Noi operiamo da 11 anni ormai, siamo entrati nel nostro 11° anno di attività. Andrea, siete uno dei più vecchi exchange esistenti sul mercato, se non il più vecchio, non lo so. Sì, allora c'è questa curiosità, noi abbiamo iniziato il 1° giugno del 2011 a fare la nostra prima attività di conversione con allora i Linden Dollars di Second Life, che era un metaverso, oggi si parla tanto di metaverso, noi il metaverso lo frequentavamo già una dozzina di anni fa. E il 15 giugno partì Bitstamp, quindi 15 giorni dopo di noi, che è un'altra piattaforma europea, quindi insomma ci manteniamo queste 2 settimane di vantaggio rispetto ai nostri competitor. Quindi di base cosa facciamo noi? Come dicevo prima, permettiamo ai nostri clienti di registrarsi sulla nostra piattaforma e fare di attività di conversione, ovviamente offrendo prodotti e servizi a norma di legge, perché qui è un problema che poi dopo discuteremo. Ci sono purtroppo, ahimè, parecchie piattaforme globali, soprattutto quelle ubicate in territori offshore, dove offrono diversi prodotti finanziari, derivati e quant'altro, senza le adeguate licenze e men che meno controlli da parte delle autorità di vigilanza. Allora, diciamo per tradurlo per le persone più normali, siete una specie di banca delle criptovalute, va, chiamiamola così, una specie... Mai nominare il nome banca perché sennò ci fucilano. No, beh, una specie... è una specie molto lontana, però siete un po' quindi che è un custode, va, chiamiamolo così, un custode di criptovalute per i clienti. Ecco, allora, qui vorrei fare una piccola precisazione sul termine custode. Noi da 11 anni, anzi proprio ridevamo per non piangere, perché le situazioni recenti certamente non fanno ridere, ma noi da sempre, quindi da 11 anni a questa parte, unici sul mercato globale, continuiamo a suggerire ai nostri clienti
di tenere su qualsiasi piattaforma, quindi non parliamo solo di The Rock, su qualsiasi piattaforma, solo gli assets in cripto strettamente necessari per l'attività di trading. Perché c'è un errore comune da parte di tantissime persone che appunto ci considerano banche, tutti noi. Banche non siamo, noi non possiamo fare da custodi, non siamo un wallet. La gente deve imparare a gestirsi i suoi assets in proprio. Perché poi, come vediamo, quando nel malaugurato caso di un incidente, di un hack, di una truffa o di qualsiasi situazione, i fondi sono persi. Quindi imparate la tecnologia, imparate a comprendere che studiando un pochino potete detenere i vostri assets, usate le piattaforme come la nostra, ma solo al fine di attività di trading, non di wallet, quindi di custodia. Questo è un concetto fondamentale. Adesso in questi giorni di diciamo di grandi di clickbait, no? Quindi di grandi interventi da parte di tutti, alcune piattaforme hanno cominciato a sposare questa nuova teoria che noi la diciamo da 11 anni, ma sono sicuro che da qui ad un mese non lo rammenteranno più, perché probabilmente è loro interesse che ciò non accada. Se vuoi capire bene cosa vuol dire custodia o non custodia, detenere i propri asset, vatti a sentire delle puntate precedenti dove ho parlato anche di questo, dei famosi cold wallet, dei famosi, cioè delle cose esterne che tu ti tieni come se fosse Bravo. il tuo custode dei tuoi bitcoin e delle tue criptovalute. Quindi non Bravissimo. lasciarli depositati nell'exchange, nel wallet, ma averli tu. E poi magari se c'hai 1 milione, vuoi giocare, tra parentesi, al tradare con 10.000 euro in controllore, li metti lì e ci giochi, ci fai quello che ti pare. Il resto te lo tieni separato in modo che nessuno possa accedervi, giusto? Bravissimo. Bravissimo, è importantissimo questo messaggio. Perfetto. Poi, se vuoi, vatti a sentire le puntate precedenti, ho spiegato Volentieri. come fare, non lo diciamo oggi. Andrea, vi ho chiamato a voi di The Rock Trading per parlare di FTX, questo grande scandalo casino che è successo dopo Terra Luna, è scoppiato un altro mega bubone di FTX. Però molti si chiedono che cosa diavolo è veramente successo, cioè qual è la vera storia che c'è dietro questo scoppio di FTX. Ce la puoi raccontare bene, per favore? Ovviamente saranno poi dopo le indagini delle autorità ad andare a verificare cosa è veramente successo, quindi possiamo solamente fare delle speculazioni, delle ipotesi. Purtroppo c'è un problema generale da analizzare. Negli ultimi anni sono nate grandi piattaforme, quindi non solo FTX, che in pochi mesi hanno raggiunto dimensioni gigantesche offrendo tutti i tipi di servizi possibili e immaginabili, e quindi lasciando qualche dubbio nel domandarsi da dove arrivavano i fondi per fare queste piattaforme, come mai potevano aver. Sì, dimmi. Andrea, dico, sottolineo io, piattaforme che non ricadono sotto nessun controllo di nulla, perché voi come Offshore, naturalmente. altri vi siete dovuti Offshore. iscrivere all'OAM, il registro nazionale degli operatori che Sì. si occupano di Però vedi, criptovalute. la registrazione dell'OAM, anche qui una piccola parentesi, Vai. bisogna ben precisare cos'è la registrazione dell'OAM. Siccome alcuni concorrenti che sono molto bravi in marketing, bisogna ammettere che la loro capacità di marketing noi possiamo solo imparare, l'hanno venduta come una licenza. Beh, questa è ovviamente palesemente una bugia. La registrazione all'OAM non è una licenza, è solamente una registrazione dovuta per mappare il mercato a livello nazionale di quali sono gli attori presenti sul mercato. Poi i dati dell'OAM a questo punto sono a disposizione eventualmente delle autorità per le loro indagini conoscitive o anche giudiziarie. Però la registrazione all'OAM non è una licenza, questo deve essere chiarissimo. Quindi quando avete letto da alcuni concorrenti nostri che hanno preso la licenza in Italia, beh, mi dispiace dirlo, ma è ovviamente palesemente una falsità. E questo sono categorico. E detto questo, sì, ovviamente mi riferisco a piattaforme offshore, a piattaforme opache di cui è difficile riuscire a risalire alla vera proprietà, perché sono varie scatole composte in varie zone del mondo, tutte quante offshore. Questo dovrebbe già essere un segnale d'allarme per il consumatore, per il cliente, quando ci si va a mettere in mano a
piattaforme tra l'altro straordinarie, perché a livello tecnologico, a livello di offerte e servizi sono fenomenali, sono bravissime, però dopo i rischi annessi e connessi possono essere potenzialmente devastanti. Cioè, abbiamo visto l'esempio di FTX, che a quanto pare, con un giro probabilmente di investimenti sbagliati, di impegno dei soldi, dei fondi dei clienti in maniera spregiudicata, probabilmente ha creato un buco, e forse qualcuno dei concorrenti ne ha approfittato per andare a colpire ed affondare un temibile concorrente. Potrebbe essere un'ipotesi, tutto poi dopo si verificherà. Però ecco, il messaggio è chiaro, non vuol dire che le piattaforme regolamentate, fra virgolette, passatemi il termine, cioè quelle vigilate attentamente dalle autorità, come possiamo essere noi o altri nostri colleghi europei e anche americani, non possano fallire, quello è ovvio. Il business in qualsiasi industria del mondo si può fallire per ragioni economiche, per frode, per qualsiasi ragione. Però almeno siamo soggetti a un certo tipo di vigilanza, a un certo tipo di verifica, e soprattutto laddove ci dovesse essere, nel malaugurato caso, un fallimento, entra la giustizia ordinaria con un tribunale fallimentare che insomma interviene e cerca di salvare quel che è salvabile. Cosa molto difficile invece in questi casi, dove ovviamente, essendo distribuiti prevalentemente in zone grigie del mondo, è difficile intervenire. Ora, io non voglio buttare la colpa sul cliente, perché io per primo, se mi collego a una di queste piattaforme, dico cavolo che sono fantastiche, sono avanti a mille anni luce, perché possono fare quello che vogliono senza nessun tipo di controllo reale. E quindi purtroppo queste dinamiche, è sempre il solito ragionamento che la tecnologia avanza più veloce di quello che può fare il legislatore. Sempre, è sempre così. E il malaffare avanza alla stessa velocità della tecnologia, cioè i veri truffatori, le persone che hanno un fine malavitoso di gestione del nuovo sono sempre molto avanti rispetto a tutti noi, quindi bisogna sempre essere cauti, stare attenti e fare un po' di due diligence, verificare un pochino dove, com'è la realtà della situazione. Voi come altri, diciamo, ti ho chiesto di FTX perché, facendo un riassunto velocissimo, FTX è fallita perché Binance l'ha un po' attaccata. Io dico quello che hanno raccontato gli esperti del settore, no? L'ha un po' messa in difficoltà perché era il concorrente numero uno di Binance. FTX da par suo stava usando i soldi dei clienti depositati, no? Per fare delle speculazioni. Questo è sempre quello che si dice. Per fare delle speculazioni sul mercato, si è trovata senza soldi da rimborsare i clienti che hanno richiesto indietro i soldi che erano depositati, i soldi, le criptovalute che erano depositate, ed è alla fine è fallita. Detto in pochissime parole è questo, no? È colpita con un tweet. Sì. È affondata. Beh sì, dai, lo sappiamo, dai, Binance ha voluto, da quello che si è capito, ha cercato di farla fuori, e quindi... Anche perché FTX è stata stupida a dargli in mano le munizioni per farla fuori, perché aveva in mano tantissimi token della società. A difesa di Binance, che non è mia natura difendere Binance per ovvie ragioni, a difesa di Binance, sì, probabilmente la ricostruzione che hai fatto potrebbe avere una sua valenza, ma FTX che si è messa nella posizione di essere colpita così facilmente. Sicuramente. Quindi, Se Binance veramente aveva quell'obiettivo, ha trovato una situazione estremamente semplice, quindi la colpa alla fine ovviamente di FTX. Sì. Binance potrebbe aver approfittato di un'opportunità in un mercato di libera concorrenza per eliminare un concorrente, potrebbe. Però ripeto, io non difendo Binance, anzi sono spesso molto critico, però nello specifico la colpa non è di Binance, la colpa è di FTX. Sicuramente, per fare un paragone che molte persone potrebbero cogliere meglio, è un po' quello che è successo con Lehman Brothers, che si era impegnata oltremodo rispetto ai suoi capitali, si è trovata in un momento particolare di mercato, alla fine è fallita, diciamola così, va. Sì, allora, qui c'è da fare una piccola distinzione tra Lehman Brothers ed FTX, perché molti amano fare questo paragone. Sì, Lehman Brothers, a grandi linee, dai.
No, però qui, perché poi dopo, dietro tutte queste due situazioni, come altre che potrebbero arrivare, c'è una, io ho una mia teoria che va un po', che è un pochino più complessa e che non si limita solamente al discorso FTX, Binance o altre simili situazioni. È proprio, qui c'è proprio un problema a livello globale, questa è la mia opinione personale, a livello delle autorità di vigilanza. Cioè le autorità di vigilanza globali, perlomeno nei paesi industrializzati, hanno l'unico scopo di difendere il consumatore, quindi di vigilare su chi fa attività finanziaria o altro tipo di attività riconducibile a mercati finanziari, proprio perché l'unico scopo che hanno di esistenza è difendere il consumatore, quindi i propri cittadini. Ecco, qui le autorità di vigilanza hanno palesemente fallito nei confronti di FTX e di altri eventuali fenomeni che potrebbero arrivare, perché nonostante le situazioni fossero macro, evidenti, cioè piattaforma offshore che offre la qualunque, che cose complicatissime, prodotti finanziari estremamente sofisticati, complicati, che nessuna autorità di vigilanza globale, quindi non sto facendo una colpa alla nostra vigilanza, ma sto facendo un discorso trasversale, si è intervenuta a dire no, fermi tutti, ma cos'è sta roba che sta accadendo? Così come dovrebbero farli con altre. Lehman Brothers potrebbe dire, vabbè, c'è stato il problema anche con Lehman Brothers, che la vigilanza americana in questo caso non ha vigilato, vero. Però lì era già in un contesto normato, regolamentato, quindi era già una situazione più completa. Qui invece la situazione è talmente ovvia. Noi da anni che diciamo il problema non è creare leggi nuove, il problema è applicare quelle esistenti. Perché se già fossero applicate le normative esistenti che esistono in Europa, negli Stati Uniti e nei paesi industrializzati, già l'80% di questi fenomeni sparirebbero. Non dico il 100%, ma l'80%. Venendo alla vigilanza italiana, perché noi siamo in Italia, quindi uno dice, vabbè, allora anche Banca Italia, Consob, hanno lo stesso problema. Sì, vero, però qui conosco un po' meglio la situazione, mentre a livello generico posso parlare in generale. Il problema che abbiamo in Italia non è la vigilanza, perché noi con cui operiamo tutti i giorni con la vigilanza, per ovvie ragioni di essere pionieri, quindi insomma ci siamo a stretto contatto, noi all'interno della vigilanza italiana troviamo persone con grandi competenze che studiano il fenomeno, che cercano di comprenderlo, che cercano di seguirlo. Il problema è a monte, il problema è che i legislatori, i ministeri delle finanze non danno, questo secondo me è una mia ipotesi, ma insomma a questo punto incomincio a essere abbastanza certo, non danno le risorse sufficienti agli uffici di vigilanza per adeguarsi alle nuove tecnologie, che oggi si chiama blockchain, domani si chiamerà qualcos'altro, ma ci saranno sempre. Quindi quando c'è un nuovo fenomeno importante, i legislatori dovrebbero comprendere l'importanza del fenomeno, studiarlo, dare le risorse alle autorità di vigilanza per la formazione. Cioè, a me non sta bene, seppure l'ammiro, che un funzionario della vigilanza in maniera autodidatta si prende i libri, si studia, ascolti il tuo podcast, fantastico, bravissimo, ma non è il sistema paese. Il sistema paese è dotare le autorità di vigilanza della formazione e dei mezzi per intervenire. Ad esempio, facciamo un piccolo esempio. Banca Italia, a differenza di Consob, non può oscurare un sito. Non ha ancora la normativa che gli permette di oscurare un sito. Quindi certi fenomeni internazionali dove, ad esempio, se tu hai una società offshore in Italia, se gli devi fare una sanzione gliela devi notificare, ma se non sai dove notificargli, la sanzione, oltre che risibile per gli ammontari, diventa anche impossibile da notificare. Andrea, è per quello che molti stanno offshore, perché poi non riesci a gestirli, a prenderli, a monitorarli. Bravo. Però allora, quali sono i mezzi da usare in queste situazioni? Non è la sanzione dei 5-10 mila, oscurarli. Perché quello è un danno reputazionale, perché uno mi dice, sì, ma io uso la VPN. Sì, tu la userai la VPN, ma il cliente normale, che la VPN non gli interessa, non la usa. Quindi se tu oscuri questi siti, a livello reputazionale è un danno enorme. Perché poi dopo le altre autorità di vigilanza dicono, ah, ma l'Italia ha oscurato, allora perché oscuriamo anche noi, e c'è anche un effetto. Quindi ecco, il punto fondamentale non è il fallimento di FTX, perché FTX è fallita male, in un futuro ci sarà un'altra Lehman Brothers male, in un futuro ci sarà un'altra piattaforma come la nostra male. Il punto è di dotare
della formazione e dei mezzi alle autorità di vigilanza adeguati per poter contrastare questi fenomeni. Oggi la vigilanza, cosa possono fare oggi come oggi? Venire da me, venire dai miei colleghi qui italiani e vedere cosa facciamo, e non c'è problema, e questo fa parte di... Però non possono, hanno difficoltà a intervenire in questi fenomeni, che sono fenomeni che muovono triliardi. Attenzione, certo. Non è la piccola società che ha fatto la truffettina da 1 milione, 2 milioni, che già sarebbe fastidiosa. Ma qui parliamo di decine di miliardi. Quindi il vero problema, secondo me, è quello. L'altro problema che voglio spendere è una cosa che da tutte e due le parti, che poi tante persone si fidano di chiunque, non fanno nessun controllo, non si informano, pensano, guidati dall'avidità, come dico sempre io, di diventare ricchi in poco tempo senza fare niente, che è un driver enorme perché ti porta su questi truffatori internazionali, perché poi è quello che fanno. E quindi io da consulente finanziario cosa gli dico? Gli dico: controllate, vedete, capite, chiedete, informatevi, non pensate che uno che vi dà, che vi dice di comprare la sua criptovaluta, il suo token, che vi dà il 2% al giorno, sia una cosa vera, fattibile, e che alla fine non vi rubi i soldi. Perché cosa, come li tira fuori questi soldi che vi dà il 2% al giorno? Li tira fuori o quelli degli altri che vengono dopo di voi, o facendo le speculazioni pericolosissime, che se vanno, c'è un piccolo intoppo, crolla tutto. Quindi questo perché, ma te lo dico perché mi fa anche arrabbiare, perché vengono da me e quando mi dicono: ah, te voglio comprare un'obbligazione, quanto mi rende? Il 2, il 3, il 4, pochissimo. Io il token, il cripto di quello mi dà il 4%, me lo dà a settimana. Quella però tiene, Alfonso, tieni presente che quella è proprio la natura umana, è sempre stata, gli schemi piramidali sono sempre esistiti. Poi dopo Charles Ponzi già nell'Ottocento diede una definizione precisa, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. Purtroppo una fascia della popolazione, anche con mia grande sorpresa, nonostante ci siano evidenze ormai ripetitive, ci cade, per qualche ragione ci cade. Ti do il 10% al mese, abbiamo visto recentemente un altro caso italiano dove si presume ci sia stato uno schema piramidale, che promettevano il 10% al mese, ma insomma qualche domanda fatela. Eppure ti garantisco, perché anche dal nostro diciamo dalla nostra posizione privilegiata in un certo senso, vediamo ogni tanto gente che viene truffata e che passa, quindi che magari converte le criptovalute, converte gli euro in criptovalute, proprio li dà a questi fantomatici. Però è natura umana, non è, anch'io tutti i giorni me lo chiedo, ma perché? Perché uno ci deve credere? Eppure accade. Andrea, che dobbiamo fare? Il mio lavoro è anche quello di fare consulenza, di cercare di aumentare la consapevolezza finanziaria, e lo dico e lo ridico, però poi... Se uno proprio ci vuole credere alla Befana o al gatto e la volpe che ti dicono di mettere i soldi sotto l'albero, che poi viene fuori, vengono fuori gli zecchini dall'albero, insomma, però alla fine ci vuoi credere, credici, che devo fare? Noi dobbiamo insistere nel cercare di comunicare queste cose, senza mai cedere, senza mai rinunciare. Detto questo, io veramente continuo ancora ad oggi, nonostante sia abbastanza avanti con gli anni, a rimanere allibito veramente della natura umana in certe situazioni. Però il nostro compito è cercare di minimizzare quanto più possibile questi fenomeni, che meno gente ci cada, ecco. Eh sì, perché se cadono in queste cose poi dopo dicono: ma voi operatori finanziari ci fate perdere i soldi. No, attenzione, cioè, vediamo le scelte che avete fatto, come l'avete fatte, poi vediamo che cosa è successo. Quindi non facciamo di tutta un'erba un fascio e dire: chiunque lavora nella finanza è un sola, come diciamo a Roma. No, vediamo, prima chiedi, poi vediamo. Senti Andrea, io ti ringrazio dell'intervento. Se vuoi lasciare i dati di dove trovarvi, come exchange, cosa fate, insomma, due parole, lascia qualche traccia di dove trovarvi. Allora, vabbè, chiaramente la piattaforma si chiama The Rock Trading, quindi il sito automaticamente rispecchia il nome. Siamo una piattaforma italiana al 100% regolamentata e vigilata dalle autorità italiane, quindi non offriamo la qualunque, quindi confronta queste grandi piattaforme, obiettivamente siamo un po' limitati,
però almeno il nostro lavoro cerchiamo di farlo bene, cerchiamo di trasmettere alla nostra clientela e farli capire che prima di avventurarsi in cose esotiche deve imparare come gestire certe cose e proprio incominciare a sperimentare. Non date il 2% al giorno, no? Non diamo il 2% al giorno, come non offriamo le leve 100. Non li fate diventare ricchi in poco tempo senza far niente, mannaggia, non lo so quanti aderiranno, però quei pochi che aderiranno magari non rischieranno i soldi di fare. Ma sai, invece in realtà quello che abbiamo visto nel corso degli anni, in questi 11 anni, abbiamo visto soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo visto ad esempio gli early adopters, quelli che hanno iniziato anni fa a entrare con piccole somme, piccole cifre, hanno avuto il coraggio, e lì bisogna ammettere che hanno avuto tanto coraggio di tenere gli assets, e quindi solamente comprandoli in tempi non sospetti e rivedendoli da essi hanno portato guadagni superiori al famoso 2% al giorno e sono rientrati in fiat. Quindi questo poi dopo non vuol dire che nei prossimi 11 anni il mercato potrebbe andare solo nella direzione che è andato negli ultimi 11 anni, però guardando la storia, insomma, ripeto, soprattutto in questi mondi nuovi, chi decide di investire deve farlo, anche se lo fa con cognizione di causa, deve farlo con percentuali ragionevoli, cioè deve fare con quello che si può permettere di perdere. Quindi se io ho un patrimonio 100 e decido di mettere un 2% a rischio, posso valutare i crypto assets, ma se io vado a mettere i soldi della pensione o tutto il mio stipendio sperando di guadagnare appunto il 2% al giorno, di decuplicare i miei assets, beh, questa persona è destinata purtroppo a schiantarsi contro un muro. Hai detto quello che dico sempre io, su 100, 2, 3, 5% massimo sui crypto asset, Bitcoin o altre shitcoin, io le chiamo così perché per me, insomma, oltre Bitcoin non c'è quasi nulla, però esatto. Ecco, poi ognuno poi sceglie come fare, questo è il consiglio degli esperti, non lo dico solo io da consulente finanziario, lo dice anche uno che ci lavora proprio con questo asset, che potrebbe dire no, datemi tutto, no. Fate una selezione di quello che è il portafoglio e... Sono in ogni caso investimenti rischiosi, esatto. In cui non c'è certezza del ritorno. Quindi farlo, ma farlo con molta attenzione e soprattutto non rischiare quello che non ci si può permettere di perdere. Quella è la regola numero uno, oltre a imparare a essere custodi dei propri assets. Andate su The Rock Trading, vedete tutti i servizi, informatevi, leggete, capite bene tutto quanto... Chiedete a loro, chiedete a me, chiedete consigli prima di pensare di fare qualsiasi cosa, mi raccomando. Beh, Andrea, io ti saluto tantissimo, grazie. Grazie Alfonso, grazie a tutti quanti. E buon lavoro e mi raccomando, se ti è piaciuto, lascia una bella recensione. Ciao e ci sentiamo alla prossima.